Salve a tutti, benvenuti in questa nuova serata di lunedì. Andiamo con una nuova live. Ciao Massimo, benvenuto in diretta. Sei uno dei primi che mi sta seguendo e ti ringrazio. Allora, devo fare una precisazione, che stasera ho un pochino di mal di testa, ho tosse, raffreddore, un po' di malanni di stagione, però ho voluto fare ugualmente questa diretta, anche perché era da tanto che non facevo più, non portavo più un video sul mio canale, per mancanza di impegni e per il resto, quindi non è che sto tutto il giorno su YouTube o a fare gaming, quindi quando ho del tempo a disposizione cerco di fare le live. E vedo che ci sono dei diversi problemi di connessione, speriamo che regga, che non dà problemi gravi, perché alla fine l'ho fatta così de botto, diretta. E grazie del cuore a te, grazie del cuore a te. Ripeto, l'ho voluta fare improvvisa, anche perché non sono in piena delle forme stasera. E allora ho detto, perché non fare una live dopo tanto tempo. Allora, un attimo, che c'è qualche problema tecnico, anche perché gente, c'ho molto caldo, febbre non ce l'ho, però c'ho molto caldo, quindi mi devo svestire un attimo. I soliti, diciamo, malanni di stagione. Allora, sabato e domenica ho partecipato all'Ancona Comic e Games, mi sono divertito. Ringrazio Luca che mi ha accompagnato, che ci siamo visti, siamo usciti insieme. Luca Mac, che saluto e gli mando un caloroso abbraccio. Esatto, esatto, fa molto caldo, un caldo anomalo. Accettiamo tutto. Ok, un attimo, che però allora modalità film bizzarro e le impostazioni, un attimo, sottotitoli, vediamo un po'. Sì, vabbè, dai, direi che va bene così. Dimensione, vabbè, direi che ci siamo. Allora, The Carry, questo gioco tradotto in italiano, la cava. Praticamente l'hanno definito una sorta di seguito di Until Dawn, anche se in realtà non è proprio così, perché è tutta un'altra storia, ci sono altri protagonisti, anche se la vicenda, le vicende in cui si svolgono sono molto simili, perché noi dobbiamo interagire in una sorta di avventura barra film interattivo. Parla di un gruppo di ragazzi che si ritrovano in un campeggio e poi succedono dei fatti strani. Quindi siamo ancora una volta sul mio fantastico mondo di gioco horror. Banda alle ciance, andiamo con la nuova partita, vai! C'è sicuramente il consueto caricamento, una intro, e poi saremo nel mondo di gioco di The Carry. Ecco, ci sono attori, David Arquette, che se non sbaglio era l'attore che ha fatto Scream, i vari Scream.
Speriamo che la musica non sia protetta da copyright. Speriamo. Speriamo bene. Route 919. Perché hai spento? Lo sai perché. No, non credo. Dai, sforzati un po'. Inizia per P. Pausa? Persi, Max, ci siamo persi. Ma no, stiamo solo esplorando il luogo. Certo, quindi persi. Questo lo dici tu. Della pubblicità. Bella è questo. Prendi in considerazione quanto segue, poiché ti guiderà attraverso i meandri che si possono incontrare durante il soggiorno ad Hackett's Quarry. Ciò che vedi qui sono i Quick Time Event, o QTE, che ti aiuteranno ad agire proprio al momento giusto. Sii prudente. Hackett's Quarry può essere un luogo pericoloso se non fai attenzione a ciò che ti circonda. Tieni gli occhi ben aperti. Bella presa, tesoro. Non sono io che ho preso quella buca. Beh, forse la buca ha preso noi. Ah, dobbiamo premere. Wow, campione. I pulsanti al momento giusto. Praticamente. Grazie. Davvero notevole. Grazie. Ma rimani che ci siamo persi. Max, non è un problema. Ammetterlo non ti rende meno uomo. Se Colombo non si fosse perso arrivando sulle nostre spiagge, non avremmo gli Stati Uniti d'America. Niente hot dog, addio torta di mele. Colombo non è mai arrivato in Nord America. Che vuoi dire? Pensava di essere in Asia. Sul serio? È solo un altro uomo che non ammetteva di essersi perso. Beh, a quest'uomo hanno dedicato una giornata intera. Quindi direi che il caso è chiuso. Oh mio Dio, ok, basta che arriviamo al campo prima che diventi scema, grazie. Ce la faremo, ce la faremo. Prendi la mappa, dai. Voilà. Cos'è quella? Secondo te? C'è da scegliere anche la mappa in maniera veloce. È questa la mappa vera. Quella sul telefono. Non prende. Ti pareva. Ok, vediamo. Quindi siamo. Mi sa che i campi estivi non sono sulle mappe. Non c'erano cartelli. Ehi, guarda la strada! Wow. Aia! Stai bene? Sì, sì. Almeno sono tutta intera. Cristo santo, per te cos'era? Un orso? Cosa? No, no, Max, non era un orso. Allora cosa? Penso fosse una persona. Allora fai sul serio? Abbiamo investito qualcuno? Non lo so. Cioè, era molto vicino, troppo vicino, ma forse non l'hai... Non lo so. Che c'è? Mi sono giocato la macchina. Siamo nella merda, Emerson. Magari non è così grave. In mezzo al bosco, abbiamo rotto la macchina. Anni prima di provare a riaccenderla. Mi prendi la cassetta nel bagagliaio? Sì, sì, ok. Ok, usa L per camminare. Andiamo sul retro. Vai.
Quindi gli ha tenuto nascosto qualcosa. Ho trovato una strana lettera, Bill. Grazie mille. Prego. Ti serve una mano? Sì, vedi se riesci a farmi luce qui. Ecco qua. Perfetto, grazie. Prima ce ne andiamo, meglio è. Immagina di stare rannicchiata di fronte a un falò enorme mentre intoni i canti del campo. Nessuno si rannicchia se ha davanti un falò enorme. Perché no? Per evitare di prendere fuoco. Allora, immagina di stare rannicchiata di fronte a una scuola. C'è qualcuno nell'ombra che li sta spiando. Beh, ovunque, meglio di qui. Almeno quello che ci ha fatto capire la camera. Cos'è? Aia. C'era qualcuno. Dove vai? Guardo di qua. Ehi, non allontanarti, ok? Ho quasi fatto. Facciamo spavalda, dai. Cosa? Non darmi ordini. Non voglio tu vada in giro per conto tuo. Come, scusa? Mi hai frainteso. Bello, spero per te. Tesoro, scusa, ma ho bisogno di concentrarmi qui, ok? Ok, va bene. Senti, credo che ci sia qualcuno laggiù. Che hai detto? Forse non sta bene. Vado a controllare. Eh beh, però fai attenzione che sembrava un mostro, comunque. Aia. Allora, dove andiamo? Vediamo un po'. Proviamo a guardarci intorno. Investighiamo un po'. Vediamo un po'. Forse qua giù? Proviamo, dai. Qua? Cos'è? Sembra una fattucchiera, una strega. Ok. Proseguiamo qua giù. Proviamo un po'. Allora, andiamo di qua? Vediamo un po'. Cos'è qua? Una cassa in mezzo, che cazzo è? Baule da illusionista. Un baule pieno di strani oggetti, forse di un illusionista. Boh, non saprei. Ok. Qua c'è qualcosa? No. Allora a sto punto andiamo da quest'altra parte. Facendo attenzione. Cosa c'è qua? Un accampanamento, direi. Aia! Che cazzo era? Cazzo era quella roba, raga? Boh. I jump scare. Attenzione, Laura, perché qui... si fa una brutta fine. Scusate.
succede? Delle voci. Dove sei? Silas. Aia. Vedi cosa vuol dire allontanarsi nel bosco da soli? Vai! Vai! Max! 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 Ehi, perché urli? Oh mio Dio! Cosa? Aia? Oh mio Dio! Che cazzo era? Via! Ora! Che facciamo? Che facciamo? Ora! Max! Ok. L'hai vista? No, ma ho sentito qualcosa. Andiamo. Forza. E dai! Cazzo, ma non l'avevi controllato? L'ho fatto ed era a posto. Cara, ora finiamo nei guai, neanche parte più la macchina. Non sono tesa, Max, sono spaventata a morte. Sarà stato solo un animale o un uomo? Non era un animale, non l'hai vista, era una donna. Ora non sei di aiuto, va bene? Oh, ecco qui, finalmente è andata, visto? Ti prego, sbrighiamoci. Ok. Ecco. Capito, ho capito. Pure il fango. Ci mancava il fango. È tutto ok. Qui siamo. Le sabbie mobili. Cristo. Aia. Cazzo. Questo? Porca miseria, mi si è fermato il cuore. Su, abbassi. Salve, agente. Bella serata, vero? Ah, è un poliziotto. A caso siete feriti? Stiamo bene. Siamo solo scossi. Insomma, mi dite cos'è successo? Sì, Vaga o onesta? Vaga, dai! Beh, stavamo guidando e la strada è molto buia qui e poi... Non so, avremmo... Non diciamo la piena verità. Andati fuori strada e adesso siamo qui. Magari non ci crede, quindi... Insomma, queste strade non sono messe proprio bene. Già. Scusi. La tenga accesa. Il poliziotto non ti crede, ok. Non è tipo il poliziotto più spaventoso del mondo? Non lo so, è il primo che incontro. In tutta la vita? Sai, non sono una criminale. Ah, ecco, ci tira fuori dal fango. Bene. Almeno un aiuto ce lo dà. Per quanto sia un po' inquietante, quel poliziotto. Bene, allora volete dirmi che cosa ci fate qua giù, lontano da tutto, in piena notte? Amichevole, dai. Stavamo andando ad Hackett's Quarry. Siamo... Aia. Inizia domani. Sì, lo sappiamo, ma volevamo venire prima per ambientarci. Sì, sanno che arriviamo. E a dirla tutta, uno di noi ha sovrastimato il suo senso dell'orientamento e ci siamo persi. Ah, ecco.
Non arriverete ad Hackett's Quarry. Non stasera. Ah, ecco. L'Harbinger Motel è più vicino. Andrete lì per stanotte, ok? Io credo che non ci fermeremo, agente. Il signor Hackett sa che stiamo arrivando, l'abbiamo avvisato. No, signora, vi fermerete all'Harbinger Motel. Ha capito cosa ho detto? Facciamo accondiscente, dai. Ok, va bene. Sì, ok, andremo al motel. Ricevuto. C'è solo un piccolo problema. Purtroppo il telefono non ha le mappe del bel mezzo del nulla. Vuol dire che ci siamo persi, del tutto. Signora, esca... Tutto ok, ok, tranquillo. Ok. Speriamo. Meno che non sia un poliziotto sadico, okay, come il famoso film. Allora, spero di no. Siamo proprio qui. L'Harbinger Motel è qui. Grazie. Quindi dov'era Hackett's Quarry? Beh, sono sicuro che i ragazzi dell'Harbinger Motel ve lo sapranno spiegare domattina. Bene. Non è che è stato di grande aiuto, comunque. Vabbè. Un po' scontroso, direi, il poliziotto. Inquietante anche. Vabbè. Harbinger Motel. Niente deviazioni. E state attenti alle buche. Ok, ok. Stai calmo, però. Notte. Sicuramente non obbediranno. Sicuro, ho questo presentimento. Perché diavolo se ne sta fermo lì? Forse vi controlla, no? Ciccio. Infastidita o sollevata? Ma sollevata, dai. Il tizio era un ammasso di energie negative. E sembrava non farsi una doccia dal neolitico. Oh mio Dio, davvero. Hai notato cosa aveva sì, sul sembrava... collo? Era sangue. È stato un piacere. Oh mio Dio. Oh mamma. Va bene, rimettiamoci in marcia. Sì. Per questa notte abbiamo avuto anche troppe emozioni, sono esausta. Concordo, dov'è il motel? Ok, noi siamo qui. Mm-hmm. E il motel è qui. Ok. Ma noi andiamo qui. Qui dove? Hackett's Quarry. Che avevo detto? Come hai fatto? L'ha fregato e mi ha indicato dov'era. Astutissima. Sicura non sia meglio andare al motel e dare retta a quel tipo? Tesoro, vuoi davvero dare retta a un poliziotto da brividi in un bosco da brividi per andare in un cazzo di hotel da brividi? Se la metti così, no. Rimettiamoci già in viaggio. Sono d'accordo. Signora? Oh mio Dio, giuro, se mi chiamava un'altra volta signora gli ficcavo il distintivo su per il cazzo. Davvero, ti sembra una signora? Fra 20 anni forse può chiamarmi signora. Mm-hmm. Cosa? Beh, 20 anni... non direi. Attento. A me piacciono le signore. Ok, argomento chiuso. No. Campo estivo di Hackett's Quarry. Ok. Non è possibile, qui non c'è nessuno. Dopo tutta quella cazzo di strada. Max, prima diamo un'occhiata, poi saltiamo alle conclusioni. Ci hai parlato con il signor Hackett o hai solo lasciato un messaggio? E cosa cambia? Tutto, cambia che non c'è nessuno. Ehi là? Non controlla i messaggi. Mi sa che non c'è nessuno, veramente. Poi c'è sicuramente qualcuno qui. Sì, oppure è un'auto abbandonata e stiamo ancora perdendo tempo. Perché dovrebbe esserci un'auto... Torno in macchina. Max, dai.
Max, non fare lo stronzo. Ok. Andiamo qua giù. Perché se non vedo niente di utile qua. Boh, vabbè. Quindi torniamo indietro per forza. A sto punto. Ah, però sulla porta c'è interazione, vediamo un po'. C'è qualcuno? Ma state no. Saranno sicuramente dormendo o scopando. Che palle. Ok, allora proviamo da quest'altro lato. Qualcosa troveremo, almeno spero. Vabbè. Sulle finestre? No, nulla. Non c'è interazione. Quindi? Qua non si vede una mazza. Ma laggiù? Ah no, è chiuso. Niente. Allora a sto punto io direi di fare un giro attorno alla casa, vediamo un po'. Aspettate, c'è una porta laggiù, vediamo un po'. C'è una musica, qua che c'è? C'è qualcosa? Vediamo un po'. Ah, una cartina, una mappa. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Ah, meno male. Cos'è? C'è qualcuno lì dentro. Vado a cercare aiuto. Per me non ti conviene tanto, Max, cara Laura, aprire Max, quella porta, qui, comunque. C'è qualcuno in cantina, forse è bloccato. Ma io ho i miei dubbi, non, eh. Non lo so, porta gli attrezzi e rompiamo il lucchetto. Sono tornata. Adesso ti tiriamo fuori. Ehi. Ehi. Ma che hai portato? Non lo so, hai detto attrezzi. Perché non hai portato... C'è qualcuno. Io non vedo nessuno. Come no? Guarda. Lo sto facendo, giuro. Fa vedere. C'era davvero qualcuno lì. Forse okay. C'è un posto okay, grande quindi... se è nascosto. Nascosta. Prendi il martello. Prendi le chiavi. Il martello, dai. Lo spacco. Sicura? Farà un sacco di rumore. Ok, urgente, vai. Quindi devo aiutarlo. Wow, ha fatto Bam. Un sacco di rumore. Una mano? Sì. Siete sicuri che avete fatto una buona idea? Ma ho i miei dubbi.
Hai visto il film La Casa? Ehi là! Tanto siamo in tema. Horror. Sei ferito? Sei reale? Ehi, sta attenta. Aia, Ian. Cos'è quell'oggetto? Sembra un collare. Collare insanguinato. Oh mio Dio. Che schifo è. Max! I resti di qualche animale. O mucca, cavallo, boh. Non saprei. Proviamo qua giù? Forse era un opossum o qualcos'altro. No, c'era davvero qualcuno qui. Ehi, siamo stanchi, non credi? Adesso andiamo al motel, torniamo domattina presto e controlliamo tutto meglio, ma... Insomma, tu non sei esausta, io sì. Forse l'immaginavo... Aia! Max! Che cazzo era, raga? Max! Sanguino. Aiuto. Aia. Mi sto disseguendo. Aiuta Max, vai. Aiutiamolo. Oh mio Dio, che cazzo era? Ma il poliziotto? Questo posto vi sembra il maledetto Harbinger Motel per caso? Comunque vi aveva avvisato, raga. Bella questa musichetta. Bella veramente. Un corvaccio. Salve, prego. Questo è il mio spettacolo.
Sei che è una strega fattucchiera. Ti stavo aspettando. Ho aspettato, sì. Perciò spero che il nostro tempo insieme sia illuminante. Non avere paura. Sono qui per aiutarti. Considerami come la tua guida verso l'ignoto. Emozionante, sì. E spaventoso. Ma se avrai coraggio e mi permetterai di aiutarti, io posso farlo. E tu aiuterai me. Non hai trovato Vediamo nulla. Cosa possiamo tu fare. Non ho niente da mostrarti. Devi guardare meglio. Le carte ci sono. Se tu non aiuti me, come posso aiutare te? Tra noi c'è amicizia. Lo hai detto anche tu. Solo tu puoi trovarle. Ah, ok. Ci sono segreti da queste parti. Segreti e bugie. Un po' strade anche Twin Peaks. Su cui posso fare la serie di David Lynch. Se me lo permetti. Segreti. Aiutami ad aiutarti. Ricorda, ciò che non ti uccide ti fortifica. Vabbè. Capitolo 1. Hackett Squarry nel cuore. Bene. C'è amore. Vediamo, ragazzi. Sì, anche a Squarry nel cuore. Quanti cuori spezzati quando finisce il campo. È l'apocalisse dei romantici. E beh, raga. Allora, cinico o ragionevole? Facciamo cinico, dai. Beh, alla fine sono solo ragazzi. Vedrai, gli passerà. Come a te con Emma. Cosa? No, non è la stessa cosa. Quindi non sei di malumore. Non sono di ma... Abbiamo passato l'ultima notte insieme, va bene così. Oh sì, così bene che non rivedrai la tua dolce orsacchiotta speciale. Cazzo, ci hai sentiti? Ma scherzi, le pareti della casetta si reggono con lo sputo. Ah, allora. Ok, piantala. Ciao Emma. Ehi. Ok, direi che... Sai che esiste la consapevolezza dello no, spazio? No, risparmiami le robe da nerd. Fai il bravo e prendi le ultime valigie. Sì, boss. E salutami tanto, Emma. Sei una brutta persona. Sì, lo so. Ok, allora, vediamo un po'. Prendiamo le valigie... Ah, no. Jake, bagagli, muoviti. Ok. Vai. Jake va di sopra, prende i bagagli, Caitlin va avanti con la sua vita. Ma allora? Vediamo un po'. Non c'è però i bagagli. Forse dall'altra parte allora. Vediamo un po'. No. E allora? Che cazzo devo fare? Aspetta qua. No.
Andiamo un po' qua giù. Proviamo. Chi è questo? Ehi, che stai... cosa ascolti? Buon per te. Di poche parole il tipo. Aspettate però la porta, si può andare? No, ok. Quindi? Ma che cazzo devo fare, raga? Jake va di sopra, prende i bagagli, Caitlin va avanti con la sua vita. Ah, devo andare di sopra, ho letto male allora, scusate. Ok. Ehi, una mano con i bagagli, magari? Oh, è che in questo momento stavo giusto riparando la porta e... Dylan, andiamo! È rotta! Dylan, aspetta! Non posso, è che... Devo prendere le ultime valigie, dai! Che non va, si sta chiudendo... Dylan, aspetta! Scusa, amico. Ottimo, grazie mille. I cazzoni l'hanno chiusa. Davvero? Adesso che facciamo? Magari da una finestra? No. Niente. Forse dall'altra parte, raga? Proviamo. Magari da qualche finestra che si apre. Qui, che c'è? Targa del campo. Ok. Vabbè, adesso non sto a leggere tutti gli indizi. Voglio proseguire nel gioco, anche perché se iniziamo a leggere lì, poi non finiamo più. Qua. Cos'è? Ah, ecco. Per fortuna hanno lasciato una finestra aperta. Bene. Salto. Horror. Io odio l'horror. Ah, ok. Qua giù non c'è una mazza. Andiamo da sta parte. Allora, lascia un tizio per terra, un foglio, no. La statua dell'orso, niente. La porta, niente. Dobbiamo andare da lui, a sto punto. Chiudermi fuori? Avete 2 anni? Ok, in mia difesa, A era un'idea di Dylan. E B è stato uno spasso. Oh, sì, certo, come no, uno spasso. Non l'ho deciso io. Ok, come ti pare, senti, mi aiuti o no? No, sto qui ad aspettare che Mr. H ci ridia i telefoni, scusa. Ma che cazzo? Ok, che è successo alle scale? Così si evita che i procioni e le altre canaglie moleste saccheggino tutto quanto. Così ha detto Mr. H. Oh! Ah. Perfetto! Quindi? Qua non si vede una mazza. Dove cazzo dobbiamo andare? Qui?
Sei qui, Dylan? Posso occuparmi di uno stronzo per volta, Jack. Accogliente, eh? Simpatico. Allora, qua nulla, vediamo un po' qua, niente. Ma sulle scale posso andare? No. Mi sa proprio di no. Quindi? Ah, forse di qua, ok. Per terra, il foglio, niente. Ah no, anche qui. Sbarrate. Ah, però c'è i bagagli. Almeno abbiamo preso i bagagli. Ok, ho i bagagli. Bravo, solo soletto, eh? Già. Ti ci dovrai abituare. Oddio, sei proprio cattiva. Almeno sono onesta. Oh, ok, ci risiamo. Ok, non mi stai dicendo la verità su te, Emma. Sulla difensiva o scherzoso? Difendiamoci, dai. Ok, mi hanno appena detto che è pronta una padellata di cazzi tuoi, Caitlin. Scusa se volevo aiutarti. E farmi sentire uno schifo dopo che mi hanno scaricato e aiutare? Ah, la trama si infittisce. Allora ti ha scaricato. Cosa? No! Aspetta, senti qua. Prima ha pulito il bagno, poi ha buttato la spazzatura e poi se n'è lavata le mani. Bye bye, Jake. Ora il bagno sgombro, le mani pulite ed è disponibile. Ok, hai finito? Posso andare avanti i giorni. Divertito, disinteressato, dai. Sì, no, grazie. Mi stai facendo arrabbiare, Jake. Beh, io... Già, senti, mi dispiace. Oh, sì, si vede quanto sei dispiaciuto. Almeno quest'estate io mi sono dato da fare. Che stai cercando di dire? Ryan. Ma che c'entra? È un ragazzo qui al campo. E ha quel fascino sexy e irresistibile da sociale convinto che non fa assolutamente per me. Oh, la trama si infittisce. Quindi ti ha davvero scaricato così? Beh, tecnicamente no, ma sai com'è? Lei ha capito che aveva i suoi progetti. E io avevo i miei e che doveva finire oggi, capisci? Oggi è nel passato, no? Sfinito, strafottente, dai. No, ma intendo sul serio, dai, hai ragione. Era solo una stupida storiella estiva, che altro potevo aspettarmi? Oh, vediamo. Amore, stabilità, fidanzamento, matrimonio, casa, figlio, amante, figlio, divorzio, solitudine, pagare gli alimenti, affido congiunto. Ritorno di fiamme inatteso, nido vuoto, pensione, nipote. Ma questa è logorroica. Infine... morire uno nelle braccia dell'altro e venire sepolti abbracciati come quelle mummie millenarie che... No, no, gente, non gliela posso fare. Una cosa così. D'ora in poi lo slogan del canale... Scusa, eravamo io e Ryan. Non gliela posso fare. Ecco qua. La tua dice solo pompino. O non ce la posso fare. È la lista che vale per tutti gli uomini. Oh, direi accurata. Ok, siamo sicuri che questo scassone non ci lascerà per strada? Valuta tu, spero di no. Un'altra notte nella natura potrebbe uccidermi. Ehi, ciò che non ti uccide ti fortifica. Beh, io non ho ucciso, per ora, ma sembri molliccio. Ehi, smettila. Ok, quindi, solo per ipotesi, se fossi un grandissimo stronzo che vuole sabotare il furgone per poter passare un'altra notte qui, cosa dovrei fare di preciso? Beh, forse... staccare il tubo del carburante o non lo so, togliere la spazzola rotante. Brava, ti dai pure suggerito. Saresti un grandissimo stronzo. Ok, e che forma ha una spazzola rotante? Non è una spazzola, ma ruota. Hai presente la cupoletta nera con i cavi che escono? Jake, tu lo sai che
Anche se dovessimo rimanere bloccati qui, un'altra notte con Emma non servirebbe? Credimi, quella ha già deciso. Sì. Ah. Certo. Beh, staremo a vedere. Rompi tubo del carburante, ruba spazzola rotante. Rompiamo il tubo? Rompiamo. Questo sembra importante. Ah, cazzo. Aia. Ah, domani rimetto tutto quanto a posto, ok? Giurin giurello. Qui, belli miei. Non ti sembra che tramino qualcosa? Ehi, Jacko! Cosa? No, dai, cazzo! No, dai, davvero! Al volo! Oh! Ehi, vai! Oh, meno male! Oh, oh. Prendi questo! Oh, cavolo, bella presa! Idiota! Ti lancerei dei bigliettoni! Io ti sono cercato spiritoso! Oh, meno male! Va bene abolire la tecnologia qui, ma ridatemi il mondo. Speravo che Mr. H mettesse almeno in carica i telefoni. No, non è mai colpa tua, vero? E comunque, ti converrebbe conservarlo solo per le emergenze. A meno che essere mollato non sia un'emergenza. Oh, eh beh, colpito. Direi di sì. In questo caso... infastidito, amichevole. Amichevole, dai. Ok, beh, almeno io ce l'ho avuta. Cavolo, ci ha steso. Beh, sai, magari non interessa a tutti avere una tesca. Ok, rinfoderate i peni e continuiamo il duello in macchina, eh? Ah, ecco. Dove sono tutti gli altri? Ora, perché dovrei saperlo? Perché a volte ne sai più di me. Senti, non so nemmeno cosa risponderti. Di Nick, sei più intelligente di me e sei un fico che può avere tutte le ragazze che vuole. Sì, sì, certo, continua a sognare. Ok, forse è finito anche questo capitolo, vedremo un po'. Casette del campo di Hackett's Quarry. Bene. Questa la tipa. Ehi là, festaiola. Aggiornamenti? I pargoli se ne sono ufficialmente andati. Dammi un 5 alto. Vai. Oddio, ti ridaranno il telefono, vero? Andiamo a prendere le borse e filiamocela da questa palude puzzolente dimenticata da Dio. Porta chiusa, valigie dentro. Ah, ecco. Fanculo. Sì. Beh, è chiaro quello che dobbiamo fare. Trovare una chiave? Scriverci il destino. E con il destino intendo sfondare questa cavolo di serratura e prendere le borse. Proviamo un po' a fare irruzione, vediamo. Ok, d'accordo, ma se finiamo nei guai... Sarà il nostro segreto. Il signor Hackett lo scoprirà. E allora? Penserà che è stato un orso. Hai visto orsi in questi boschi? No, ma non vuol dire che non ce ne siano. E beh... Tusce. Bene, all'opera. Al tre. Uno. Due. Tre! Vedi, bisogna sempre pensare positivo. Perché ti do ancora retta? Perché ho sempre ragione. Sicura che daranno la colpa a un orso? Oh, mio Dio, rilassati, non abbiamo ucciso nessuno. Beh. Ok, allora io do un'altra occhiata in giro, controllo che non ci sia altro. Divertiti. E vabbè. Diamo un po' un'occhiata qua. Cosa c'è? No. È della piccola Izzy. Uno sacchiotto. Bello. Voglio fare un gioco.
Conserva o lascia? Conserviamo, dai. Ti riporto da Izzy. Uè, ciao Alessandro, ciao, benvenuto. Allora, vediamo un po'. Ma dove devo andare, gente? Di qua? Cosa c'è qua per terra? Questo posto è stato sul giornale. Vediamo un po' un attimo. Non ce lo fa vedere. Boh, vabbè. Aspetta, qui per terra. Non riesco a credere che mi mancheranno questi materassi sgangherati. Se lo dicite. No, qua ci eravamo andati, ok. Proviamo a uscire a sto punto. Vai. Proviamo ad andare da questa parte? Proviamo un po'. Cos'è? Un capanno? Vai. Sarà strano svegliarsi senza gli annunci mattutini di Dylan. Ah. Cos'è? Allora, raga, vediamo un po' dove andiamo. Proviamo un po' a girare tutto intorno. Vediamo un po' qua. Andante stai, se ci permette di entrare un po' dappertutto, non credo però. Infatti è chiuso, ok. Momento. Sul tavolo non c'è niente, l'altalena, ok. Ah, c'è qualcosa qua. Vai. Prove. Occhio. Speriamo che Jacob non lo veda. Cos'è? Ma che cavolo è? È di Dylan? Sarà della roba, boh. Allora qua. Vai. Cartello delle indicazioni. Aspetta. Room. Ah, qui le stanze. Vediamo un po' se si può entrare qui. Scusate. Sei pronta? Mica tanto. Titubante, entusiasta, dai. Andiamo. Andiamo sul sicuro. E adesso sciogli le briglie, vamos, hermana. Sei sempre così... teatrale? Odiosa. Sicura di te.
È tutta scena. È quello che vuole la gente. Quindi fingi? Alla fine, se ci pensi, fingere è essere se stessi, ma ad alta voce. Dovresti provarci anche tu. Magari poi potresti far colpo. No. E comunque... Discorsi tra donne. Non lo saprai se non ti metti sul mercato. Ah, ok. Vai. Ottima guida, Tex. Cavolo. Allora, tanto per dire, mettiamo che voglia mettermi sul mercato. E se fosse un buco nell'acqua, un po' come te, Jacob. In realtà, è molto dolce. Perché hai chiuso? Avventura estiva. Viviamo almeno a 4 stati di distanza, lui è d'accordo. Eh sì. Ma vale per noi? Per te, Nick, magari è diverso. Chiedigli il numero, scrivigli. Ho già la sua email. È in quei moduli del primo giorno. Email? Hai 90 anni? E perché no? Ah. Mi mancherai tanto, Abby. Abby? Si chiama Abby. Oh, aspetta! Che nome è Abby? Oh, ma la baita è da quella parte. Vai di qua. Perché? Dai, strada panoramica. Un ultimo giro trionfale del campo. Ah, ecco. Ma prendiamo strada panoramica, vai. E vai, va bene. Sperando che non finiamo male. Tecnologia. Non mi è dispiaciuto essere offline. A me sì. Sono mancata ai miei follower. Allora, sarcastica come farebbero senza di te o solidali? Sarcastica, vai. Oh, come avranno fatto per 2 mesi senza di te? Vorrei farti notare che ho una fanbase molto esigente e partecipativa e offro contenuti molto utili ed educativi sullo stile di vita sotto forma di divertentissimi monologhi. Hanno bisogno di me? No, come no? Sei il loro faro. Beh, sì. Scommetto che saranno felicissimi del tuo ritorno. Ecco il mio posto. Il falò? No, l'isola. Ah, ecco. È molto intimo, no? Ma quello non è fumo. E beh, direi di sì, eh. Dovremmo avvisare? È abbastanza contenuto. Sarà solo Mr. H che brucia qualcosa prima di... beh, di chiudere per l'estate. Già. A proposito, direi che è il caso di andare. Ah, già, temi che Nick se ne vada senza di te? Ma no, no, ci staranno aspettando. Mm-hmm. Ci aspettano tutti. Tutti, sì. Nick, ti aspetta. Tutti, stessa cosa. Oh, beh. Bello, bello, anche se vaga un po' troppo sui dialoghi, però bello, finora bello. Non ci avevo mai giocato. Ingresso campo estivo di Hackett Square. Tranquillo, Jacob, ci penso io. Io sono carico al 100%. Affanculo. Idiota. Non va più di moda caricarli? E comunque qui non prende mai, siamo praticamente in culo al mondo. Invece che nel tuo? Cosa? No! Vado a succhiare un po' di carica da Mr. H prima di partire. Ecco, bravo, vai, vai a succhiare. Non succhiare troppo, mi raccomando. Ehi, Nick! Ehi, voi dove eravate? Lo vuoi sapere, eh? Ignorala, ti prego. Andiamo. Ah. Devo solo caricare questi bagagli su quel coso. Oh, no, aspetta, lascia che... ci penso io. Posso pensare da sola ai miei bagagli, grazie. Sei sicura? No, perché per me non può è un problema. Può pensarci da sola ai bagagli, grazie tante. Possiamo entrambe pensare da sole ai nostri bagagli, grazie. Scontrose, le tipe. Bene. Eh.
dai un colpetto, vai. Oh, Abby, ti serve? Sì. Posso? Grazie. Ah, ecco. Lui va bene, l'altro no. Complimenti. Ehi, avete visto Ryan? Ah sì, di sicuro è in giro a riflettere con quell'aria misteriosa e seducente. Sono qui. Che ci facevi lì sotto? Ah, il solito menage a uno. In realtà stavo ascoltando un podcast. Oh, un podcast, questo è figo. Di che parla? Cauto amichevole. Cauto, vai. Penso si chiami Come farsi gli affari propri. Dovresti ascoltarlo. Fantasmi. Fantasmi. Ah. Sì, beh, parlano di criptozoologia, ma l'episodio che ascoltavo era su questo posto. Ah, sì, quello di cui parlavi a tutti i ragazzini lì al campo. La strega di Hackett's Quarry. Sì. Pure la strega. Cos'è la strega di Hackett's Quarry? Non conosci la strega di Hackett's Quarry? Secondo te perché te l'ho chiesto, genio? No, parlale della strega di Hackett's Quarry. Non penso proprio che voglia sapere della strega di Hackett's Quarry. Possiamo smetterla di dire la strega di Hackett's Quarry? È solo una vecchissima storia per bambini. Dice che pare ci sia una anziana che è morta in un incendio diversi anni fa. Ora cerca nel bosco. Si fa interessante. Il suo perduto. E si sentono dei sussurri in tutto il bosco e c'è questo fantasma che gira, insomma, niente di nuovo. Qualcuno dice che se ti trova in giro da solo, prova a trasformarti in suo figlio. O ti uccide o qualcosa, non è molto chiaro. Comunque, strega di Hackett's Quarry. Bella, te lo sei inventato. Bella storia. Ne parlano nel podcast, giuro. Bella storia, amico. Solidale. Sulla difensiva, vai. Ne hai una migliore? Oh, no, io non ero sarcastico. Non l'ho detta bene. No, davvero, è solo uscita male la mia frase. Bisogna stare attenti con queste cose, è tutto vero. Andiamo, dai, sono stronzate. Cosa vi trattiene, Hackettieri? Abbiamo quasi finito, Mr. H. Forza, allora. Ah, questo è Mr. H. Scusa, Mr. H. Abbiamo dovuto liberare alcuni bagagli. Sta zitta. Se qualcuno non avesse perso tempo a cercare di far colpo con storie di fantasmi... Me l'hai chiesto tu. Storie di fantasmi? La strega di Hackett's Quarry. Oh! Ehi, le chiavi del furgone, Mr. H. Ah, sì, giusto. Davvero? Le ha aperte. Perderei la testa se non l'avessi attaccata. Bene, torno in ufficio. Vieni a darmi una mano, Ryan. Oh, sì. Ehi, siamo Mr. a posto. Che c'è, DJ Dylan? Sarebbe possibile ricaricare il telefono? Vorrei sentire la musica in viaggio. Scordatelo. Comprensivo, infastidito. Infastidito, vai. E dai, ho chiesto una cosa easy. Ehi, bro, io sono tipo il fra più easy della storia, ci sto dentro, bro. Voglio solo un po' di musica per il viaggio, dai. Ok, basta così. 5 minuti, mi bastano davvero solo 5 minuti, bro. Ha detto no, Dylan. Sì, lo so, stavo solo... Va sul furgone, ok? Bene. Si fa interessante. Okay, Chris, baita di Hackett Scary. Non mi vorrai licenziare. No, non è... ecco, vedi... È per quella cosa di... con... Dammi un minuto, per favore. Devo rispondere. Oh, sì. Sì. Oh, scusa. Pronto. Ascolta il podcast
Origlia. Origliamo, dai. Chi sono, ragazzi? Non è che possa cacciarli via così. Stanno per andarsene, ok? Il tempo stringe e lo sai, non vogliamo. Vedi di non correre, ok? Tranquillo, ho già pensato a tutto. Io e Bobby siamo pronti. Se ancora in giro, lo prenderemo. Stiamo perdendo tempo. Lo sappiamo entrambi. Di cosa staranno parlando? Sembra sparito. Magari devono prendere qualcuno. Scrivo, ma se continui a tenermi al telefono. Forse quella creatura che era imprigionata sullo scantinato. Boh. Mi sa che parla di quella. Adios. Scusa, io non ascoltavo. Stavo solo. Cioè, ho sentito. Intendo, non ho sentito cosa stavi dicendo. Tranquillo, vieni, entra. Scusa se ti ho fatto aspettare. Ah, beh. Ti serve una mano a trovare le chiavi? No, la fine dell'estate è sempre incasinata, sai. Comunque, stavi per chiedermi? Sì, è solo per la scuola di animazione. Non so cosa fare. Ah, sì. Io dovrei decidere se lasciare mia sorella con i miei nonni, visto che dovrei andare al campus e mia madre non è presente, non vorrei abbandonare Sara da sola. La nostra famiglia è già abbastanza piccola. Beh, la famiglia è importante, Ryan. Cavolo. Bello, anche sentimentale sto gioco. Preoccupato, vai. Ehi, va tutto bene? Hai un appuntamento? Ah, beh, se solo sapessi. Quindi, di cosa volevi parlarmi? Sei uno dei miei tutor preferiti, Ryan, lo sai, vero? Uno dei migliori. Ah, ecco. Ma... sai quante chiamate ricevo dai genitori? Lettere su lettere che i bambini terrorizzati mandano a casa. No. Oh, io non ci ho pensato. Fidati, se i bambini scappano dal campo per la paura, gli affari poi vanno maluccio. E quindi magari puoi evitare le storie di fantasmi. Ah, ecco. Dispiaciuto, indifferente. Indifferente, vai. Era solo una storiella che mi ha raccontato quel bambino strano. Ehi, qui non ci sono bambini strani. Ad Hackett's Quarry non ci sono perdenti, lo sai bene. Voi tutor dovreste essere quelli responsabili che proteggono i bambini. Li tengono Ma sei sicuro? Quindi, come dici capito? Te? Sì, certo. Insomma, capito. Davvero, Chris? Dimmi, che succede? Voglio solo che siate tutti al sicuro e lontani da qui prima del tramonto. Ah, ecco. Comprensivo. Indiscreto, vai. Perché? Sta facendo buio, Ryan, e non è mai sicuro guidare col buio. Forse al buio escono le creature? Sai. Dammi un minuto. Ma si può sapere dove le ho messe? Praticamente non trova più le chiavi. Mi salteresti Caleb e Kaylee? Non li ho più visti. Ne rivedrai il prossimo anno. Caleb lavora al deposito di rottami in bassa stagione e Kaylee... beh, deve ancora decidere cosa vuole fare. Ha tutta la vita davanti. Ah beh. Fanno un po' come gli pare e piace, capisci? Teenager, dico bene. Speravo che ci aiutassero a fare bagagli, visto che eravamo in pochi. Non mi sembravate in difficoltà. Gli dirò che ti è dispiaciuto non salutarli. Ho aperto il furgone, ho messo le chiavi in tasca. Sono venuto qui. Ecco. Eccole, vedi? Dove le avevo lasciate? Squagliamocela.
Beh, l'importante è che la ritrovate le chiavi. Bene. Assicurati che siano pronti ad andare. Stavolta sul serio. Scusa, come mai hai riavuto il telefono prima di noi? Non l'ho consegnato. Avresti dovuto spegnerlo prima di consegnarmelo, Dylan. Queste sono le regole. Ah, ecco. Cerco di non vivere nel passato, amico. Bene, perché è ora di salire a bordo del minivan e andare avanti con le vostre vite. Forza a casa. Qual è il problema? Cacchio, non lo so, penso sia un problema al motore, Mr. H. Lo vedo anch'io. Sì, cioè, è proprio... Ora non parte, bene. Fammi provare. Cosa te l'ho detto? Ok, è andato. Forse stai sbagliando qualcosa. Forse stai sbagliando qualcosa. Che cazzo hai? Basta, tutti e due. Merda, muoviti, dai. Calma, calma, Scendi. Ho capito. No. Porca... Vieni dietro, forza, Beh, forza, forza! Va fuoco, eh. Jacob, no, fermo, Aia. Fermo, fermo! Ci penso io. Vai. Cazzo, calma, ti volevo aiutare. Ok. Ok. Non è un problema grave. Passeremo un'altra notte qui. No. Ah. No. Stai. Di la verità che ci hai fatto apposta. A rimanere lì. Già. Con le ragazze. Sa che ti sei affezionato al posto. Ok. Calma. Hai ragione, certo. Cosa? Hai ragione. Scusate. Vai. Al volo. Ryan, vieni un secondo. Non devi assicurarti che tutti stiano all'interno della baita stanotte. Chiudi le porte, nessuno entra e nessuno esce. Nessuno, capito? Ok, boss. Ok. Un domattina sul presto sarò qui. Questo è l'attore praticamente che ha fatto Scream. All'interno. Promettimi che lo farai. Il poliziotto. Mi sembra proprio lui dal viso. Della serie di Scream. Titubante, ma facciamo accondiscente, vai. Sì, certo. Sì, non usciremo. Ecco, bravo. Chiudi le porte e vedete di non fare troppo rumore. Sicuramente non obbediranno. Faranno una baldoria, un casino. Un party, magari. E quindi... Che diavolo voleva? Beh, ha detto di chiuderci dentro. Rimaniamo qui fino a domani. Stai scherzando? Emma? Eccolo, vedi? Vedete Stiamo che scherzando. Quello ne che approfitta. Cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo andare dentro, come ha detto. Possiamo andare dentro e aspettare. Sì. Oppure... Oppure possiamo fare qualcos'altro. Curioso o insistente? Curioso, vai, vediamo un po'. Di che stai parlando? Niente hacket, niente bambini urlanti. Solo un gruppo di simpatici adulti pronti a divertirsi e a liberare gli istinti. Allora. Io ci sto! Già, F-E-S-T-A. Festa, abbiamo il potere. Che vi dicevo? Beh, sembra che la fortuna ci sorrida finalmente. Ok, ok, ok. Un ultimo, gigantesco ed epico falò per salutarci. No, grande. Cazzo, sì, io ci sto, Nick. Che dici? Sì, ci sto. Dylan è con noi, ovviamente. Bravo, Ciccio. Caitlin? Come vuole il popolo. Grande, ok. Cam?
tu che dici? Sì, ci sto. Sempre se non finite nei guai, perché rimanessimo all'interno. Voleva solo spaventarci, capisci? Come... E quelle stupide storie spaventose di Ryan. Perché dovrebbe spaventarci? Apprensivo, sembrava spaventato davvero. Solidale. Apprensivo, vai. Non credo che volesse spaventare noi, Jacob. Penso ci fosse qualcosa che spaventasse lui. Gesù Cristo. Chris sembrava molto serio quando me l'ha detto. Non rovinarci la festa, andiamo, è l'ultima notte. Sì, guarda, ma... che non lo saprà mai. È che gliel'ho promesso. No. Ehi, va bene. Tranquillo, ok? Ti capiamo. Sì, non vuoi deludere paparino. Sulla difensiva, sbrigativo. Sulla difensiva. Sì, beh, scusa se tengo a queste cose. Oh. Senti, fate quello che volete. Oh. Io faccio come ha detto Chris. Ora lo prendono in giro. Dai, amico, aspetta. Ok, accattieri. Comitato della festa, forza, dai. Ok, per prima cosa, Nick e Abby, ci serve della legna. Emma e io andiamo al negozio a comprare qualcosa. Mentre Dylan, tu, trova il modo di caricare i telefoni. Provaci. Ok, andiamo. Speriamo che la festa non si trasforma il falò in una tragedia. Speriamo. Cos'è sta roba? Qualcuno sta osservando. Sta osservando i ragazzi. Che cazzo è? Ah, questo. Che cazzo sono questi? Satanisti. Stagione di caccia. Bene. Danno la caccia a quei ragazzi? Speriamo di no. Speriamo proprio di no. Speravo nel tuo ritorno qui da me. Vediamo cosa hai trovato. A mani vuote. Devi guardarti attorno. Trova le mie carte e io ti aiuterò. Da dove vengo ci proteggiamo a vicenda. Trovale, ti prego. Quindi sta dialogando con qualcuno. Di cui dovresti non riusciamo andare a vedere. È ancora presto e la luna brilla, ma il tempo non aspetta. Non per chi ha una storia da raccontare. Sii prudente, trova la tua strada. E trova anche le mie carte. Vabbè, speriamo. Con la musica da festa, capitolo 2, obbligo o verità. Ed eccoci qua, sperduti nei boschi selvaggi con solo il nostro istinto a guidarci. Riusciremo a restare umani o finiremo a cibarci dei cadaveri degli altri come i sopravvissuti di quel famoso film sul disastro aereo? Speriamo bene, dai. Prima portata, Filio Jacob. Saporito e carnoso questo raro manzo può lasciare un retrogusto piuttosto irritante sul palato. Un piatto ricercato, non c'è che dire. Vabbè. Mi sa che sei innamorata. Wow. Che c'è? Sembra che cerchi di avvitare un chiodo con una salsiccia molle. Oh mio Dio, ho quasi fatto, ok? Ma che cazzo? E comunque le tue analogie mi feriscono. Ci
siamo quasi. Un attimo. Calcia la porta, vai. Ok. E se pari? Metodo più veloce e sbrigativo. Funziona sempre. Ok. Allora, se fossi una birra, dove mi nasconderei? Ma forse nel frigo? Bip, 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 bip. Ma bip. Cosa fai? Bip? Oh! È il mio birradar. Mi dar A della birra. Com'è che mi accorgo solo ora di quanto tu sia super stupido? Cosa? Ma è il mio birradar. Io sono... Se lo dici te, guarda. Uffa, i bambini hanno fatto razzia. Mister H amava i suoi accessori. Riamo anche le donne che amava. Una cassaforte? Mi sa che è un po' chiusa. Beh, direi. Era prevedibile. Oh, sì, cazzo! Tombola! Cocomeri. Guarda che meloni giganti. Sono cocomeri! Basta farci un buco, ci versi la vodka e si fa festa. Cioè, versi la vodka nel buco? Sì, è la cosa più divertente che puoi farci. L'importante è nel buco non metterci qualcos'altro. Ok, allora vi lascio soli soletti. Vado a cercare roba per la festa. Allora, c'è qualcosa qui? No. Proviamo da sta parte. Qua? Mi sa che c'è poco, comunque. Arum scarum. Mi sa che avete fatto male a rimanere lì, comunque. C'è qualcosa lì? No. No. Aia. Chi è quel tizio di prima? Qui non c'è nulla. Ma aspettate, forse qua. Che robaccia. Proviamo ad andare da quest'altra parte, a questo punto. Giriamo un po' tutto sto posto. Qua? Niente. Ah, qui? Una maschera. Ciao, amichetti. Molto inquietante. Oh, sì. E spaventa Jacob, dai. Ma non posso perdere un'occasione del genere. Ok, avete mai visto un uomo adulto farsela sotto? State a guardare. Carino.
Beh, e adesso dove mi un po' inquietante. Nascondo? Jacob! Emma? Dove sei? Se vuoi spaventarmi, perdi il tuo tempo. Aia. Non hai paura dei clown? Beh, no, fanno ridere. Cioè, questa è una cosa che ti fa ridere? Eh beh, un po'... sì. Wow. Forse dovevi lavorare meglio sull'improvvisazione. Cioè, t'ha scoperto subito. Questo è... Vuoi unirti alla mia banda di clown sexy e venire a fare cose folli nella nostra piccolissima auto insieme a tutti gli altri? Io... A cosa? Momento andato. Ma non il pensiero. Ok, qua. Un ragno finto. Ma c'è qualcosa? Uè, ciao Charles, grazie, grazie, benvenuto. The Carry, tradotto in italiano la cava, è una sorta di... l'hanno definito il seguito di Until Dawn, anche se in realtà non è così, perché è tutto un altro gioco, diciamo. Comunque grazie, grazie. È chiusa. Proviamo a calciare la porta. Vai un po'. A meno che non ci riempiamo il piede stavolta. Aia. Porca trota. Esatto. Ti sei fatta male. Poi non è neanche tanto tempo fa. Mi sembra di qualche annetto fa. Fatto. Wow. Ma quanta abbondanza. Mercanzia, portami via. Ecco perché la teneva chiusa. Non mi sembra che ci sia tanta roba, eh. Prendiamo qualcosa. Che cosa? No. Oh. Ma sta bello. La porta si chiude. Dentro fuori. Cavolo stai dicendo? Missione compiuta. Boom. Voglio dare un'occhiata. Ok, fai pure. Allora, vediamo un po'. Ah, qua, ok. Vai. Non c'è niente. Forse qua. Niente. Ah, qua, ok. Jacob, vieni a vedere. Ma non posso, sto reggendo la porta. Sembrano forniture da campeggio. Ok, ci sono delle tende al campo, quindi... dai, andiamo. Sarà stato un orso. Aia, questi orsi. Voi siete fissati con gli orsi. Allora, qua... vai. Oh, fico. Torcia, fucile. Cos'è? Un fucile. Oh, fico! E un codice. Una doppietta, no? Un fucile a pompa. Ok, basta. Ok, qui si può prendere qualcosa? No. Vabbè, sto
questo punto usciamo. Vai. Ah, quindi... Quel codice mi sa che era nella cassaforte. Sì, per gli orsi. Ok, allora cerco qualcosa per trasportare il bottino al campo. Allora, vediamo un po'. Proviamo a vedere dalla finestra, no? La porta magari si apre, no? Mi sa che allora dobbiamo proseguire da quest'altra parte. Tale. Ma qua c'era andato dove eravamo venuti. Sì. Che cavolo è quel rumore? Vabbè. Sentono dei versi strani, boh, non saprei. Ok, c'è qualcosa qua. Una porta, bene. Ora si apre, per forza. E vai. Ehi, è brava. Cos'è? Che altro c'è? Solo fuochi d'artificio. Oh, oh. Ah, ecco. Sul serio? Sì, ma non penso dovremmo... No, Emma. È un segno. Se lo dici te. Io li prenderei, vai. Sai, ci sto. Prendiamo. E vai, sì, figata. Oh, se non fosse chiaro, figata. L'importante è non fare casino con quei fuochi. Degli zaini un po' che abbiamo trovato. Sono tutti strappati e sembrano sporchi di una cosa tipo sangue. Oh, oh, ferma, ferma. Non ti muovere. Oh, 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 grande. Una busta di Butter Pops. Al burro di arachidi! Fottuti Butter Pops! Affettuosa, altezzosa. Affettuosa, vai! E io dovrei conoscerli. No! Che c'è? Non ci credo! Ok. Pop pop, viva i Butter Pops! Pop 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 in allegria! Spiritoso! Dico sul serio, sono il miglior snack di tutti i tempi. Che sono? Non sono popcorn. Cosa? No. Non sono come i popcorn. Sono tutta un'altra cosa. Come fossero un mondo a parte. Un altro snack. Senti, questi non li mangio da una vita. Sentirai che prelibatezza. Aspetta, ma non hanno una data di scadenza? No, vanno ancora bene. Oddio, saranno lì da 20 anni. Ok, non mettevano ancora le date di scadenza. Ma sono buonissimi. Boh. Oh mio Dio. Va bene. Io non ci crederei, okay. Comunque. Va pesante. Ah, oh, ma certo. Esatto. Prima le signore. Grazie. Dov'è? È uno strano umorismo del tipo. Del ragazzo. Comunque. E vai! Il Sancta Sanctorum. È solo un ufficio. Questa è la stanza dei bottoni. Ok, sì, dai, sbrighiamoci. Certo, dammi solo un secondo per... E... Fatto.
Podcast. Già. A ridaglia con sti podcast. Sbrigativo, amichevole. Sbrigativo, vai. Ok, vediamo. Scommetto che ti piacciono quelli con la musica strana in sottofondo, argomenti misteriosi e un narratore dalla voce rauca e misteriosa che vive nello scantinato dei genitori e si esalta parlando dell'Area 51. Scusa, non sto dicendo che ti piace questa roba. Beh, tranquillo. Comunque mi piace. Beh, l'ascolterò anch'io. Non che mi interessi. Oh no, Ryan, no, io lo farò per te. Dammi il nome del podcast. Ah, ok. Bizzarro e Buona Fede. Oh, che nome. Bizzarro e Buona Fede. Non ridere perché suona come buone fighe, vero? Ma no, figurati. Imbecille. Bene. Controlliamo se Mr. H ha dei segreti inconfessabili? Non so, mi sembra irrispettoso frugare fra le sue cose. Vabbè, per una volta chiudi un occhio. Che segreti potrà mai nascondere il proprietario di un campo estivo pieno di occhi impressionabili? Beh. E Mr. H, lo so, è a posto. Io mi fido di lui. Allora, vediamo un po' qua. Non puoi velocizzarlo? Posso fare il tifo, forza, dateci sotto. No, non funziona. Bisogna aspettare. Ok. Allora? Proviamo a guardare qua, vai. Oh, un reperto storico. Dammi il tuo numero, voglio provarlo. Perché? Audace, così posso chiederti di uscire sarcastico. Potrei dire qualcuno ti chiama. Audace, vai. Così posso chiederti di uscire ogni tanto, no? Furbo. Ma credo che se chiamassi un cellulare potrebbe esplodermi in mano. Pronto? Chi è? Cosa? Chi è? Si è sentito un... Pronto? Che fosse la strega? Strano, mi sembrava una voce... Forse dovevi chiedergli di uscire. Cacchio, occasione persa. Ok. C'era interazione da quest'altro lato, ok. Kaylee e Caleb Hackett. Strani ragazzi. Per me no. No, anche per me, ma... Sono me sa, sfuggenti, vero, diciamo. Vero, sì, mi sa che era proprio lui, Charles. Allora, di qua, vai, c'è una botola, cos'è? Sembra una botola. Guarda un po', e questa cos'è? Hai sentito? Che cos'è una botola? Già. Scherzoso, camera delle torture, sospettoso, porterà in cantina. Sospettoso, vai. Sì, penso porti in cantina. Speriamo. Ma perché Mr. H dovrebbe avere una botola in ufficio per andare direttamente in cantina? Forse c'era già forse prima è... del suo ufficio. È un ubriaco. Cosa prima di lui? Boh. Ha un sto Mr. H. Sarà solo uno scantinato. Sì, oppure è una via di fuga perfetta se le cose si mettono male. Ok, oppure è uno scantinato. Avanti, aprila. Comunque nei film americani mai scendere gli scantinati al buio. Un po', è uno pozzo senza fondo. Poi alla fine in tutti i film, guarda caso, scendi giù a dare un'occhiata, scendono ugualmente a dare un'occhiata e poi si trovano come sempre nei guai. Scendi giù, vai, e tanto proviamo a scendere giù. Facciamo come classici horror americani. Nonostante abbiano paura, scendono uguale nello scantinato. Oh mio Dio, Ryan, non crederai. Cosa? Alle tue orecchie. Cosa? Che c'è?
Un cazzo di niente. Oh. Ah, ecco. C'eri cascato, di la verità. No. Forse, dai, finiscila. Comunque, è davvero tetro qui sotto e c'è un odore stranissimo, quindi... mi sa che me ne torno su. Eccolo che si rompe. Bella poltrona, ne vorrei una così. Prega che Mr. H non ti becchi mentre ti fai un giro con quella. Allora, scherzoso o sbrigativo? Scherzoso, vai, scherziamo. Drin, drin, drin. Oh, scusa, bello. Devo proprio rispondere. Pronto a Hackett's Quarry, campo estivo. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Come posso aiutarla a rendere questa giornata perfetta? È la tua imitazione di Mr. H? Ah, sì. Uh-huh. Sì. Sì, ha ragione. Deve comportarsi meglio con Dylan. Scusi? Dovrebbe dare a Dylan il suo numero. È un po' azzardato, ma vedrò che cosa posso fare. Come no? Ok. Cosa ha trovato? Un diario? Oh. Laura Kearney e Max Brindley. Ah già, i due che non si sono presentati. Ah, quei due. Già, i due stronzi che ci hanno fatto fare all'inizio del gioco quest'anno. Ok. Ok. Qua c'è interazione non cre... Ah, qua, aspetta. Perché ha un fucile? Chris, Mr. H mi ha detto che gli serve per gli orsi. A ridaglie con sti orsi. Orsi? Qui? Che poi alla fine, sì, secondo sì, me, non, manco non ci saranno gli orsi. Però parlano tutti di orsi. La colpa è sempre dell'orso. Già. Lascialo lì. Lascialo lì. Serio o scherzoso? Serio, vai. Ma e se le cose si mettessero male stasera e la festa si trasformasse in una specie di gioco di sopravvivenza? Del tipo tutti contro tutti? Esatto. Sì. Sì, pensaci un po'. Il campo è finito e la stagione di caccia è iniziata. Vero? E se metti... Ok, senti un po' qua. E se sul menù di oggi ci fossimo noi? Beh, allora... Mi sa che più di orsi difenderci. Qui sì, sono delle altre creature, comunque. Il fucile per difenderci. Sì, puoi scordartelo. Per divertirci? No? Ok. Sì, sì, va bene. Beh... se dovesse servirci, sappiamo dov'è. Se fate in tempo a arrivare lì, però, eh. Scusami, allora, un attimo. Prima di andare... No, andiamo un po' da sta parte, vai. Ehi, Ryanator, passami le chiavi. Così puoi ficcare il naso nelle zone private di Chris? Oh, scusa, è qualcosa a cui hai diritto soltanto tu? Ah, rido. E dai, che male c'è se guardiamo? Non sei un po' curioso? Non tocco nulla, giuro. Ok, non fare casini. Non posso prometterti. Tranquillo, mi sembra serio il ragazzo. Vai. Preso al volo. Colpo. Io non ci speravo. Questa okay. È alta moda. Mister H ha le idee chiare. Così pare. Wow, c'è... No. Ehi, forse è meglio non... Oh. Una porta misteriosa nell'armadio. Ryan... Wow, ma che cazzo...
Sono monitor, questo è il campo. Mr. H ci sta spiando. No, no. Davvero, no, no, non ha senso. Servono per controllare i sentieri nei boschi intorno al campo. Certo. Le telecamere puntano fuori dal campo, non servono per spiare i bambini. Tranne se scappano nel bosco. Saranno solo, penso, fototrappole. Cosa sono le fototrappole? La gente le usa per riprendere cose strane nel bosco. Ok, tipo cosa? Tipo Bigfoot e cose del genere. Malizioso, quindi cercava Bigfoot. Interessato, forse ascolta. Malizioso, vai. Ah, ok, quindi dovrò cambiare parere, Mr. H. Non è un pervertito. Eh beh, è un guardone, spia, vero? Sai, no? Solo un è uno che controlla gli affari di tutti. Veramente Bigfoot non è un complotto. Ok, va bene. Allora è un aspirante criptozoologo. Forse ascolta il tuo stesso podcast. Certo, sì, come dici tu. Ok, ma perché preparare tutto questo e poi nasconderlo dietro una porta segreta nell'armadio? Ah, guarda, non saprei. Insomma, non è segreta, è solo nascosta. Sai, da altro. Funzionano così i segreti, Ryan, e questo è strano, super strano. Sì, non dico di no, è vero, ma... Deve per forza esserci qualcosa di più qua dentro. Dylan, non sono affari nostri, e se davvero vuoi saperlo puoi chiederglielo domani. Non sarà una conversazione imbarazzante per niente. Ok, sì, magari lo farò. Ok. Io me ne vado dall'antro segreto. Divertiti. Hai appena ammesso che è un antro segreto. Ah, ecco. Che cos'era? Aia. Ho visto qualcosa. Una sagoma. Non importa. Ok, qua. Tutte annotazioni, mappe. Non saprei, raga. Ok, qua nulla. E di qua? Proviamo a parlare con lui. Quindi, che cosa ti aspetta una volta a casa? Studio? Non lo so. Capito. Fidanzata? Non proprio. Ah, ok. Fidanzato? Ah. Libero. Fico. Ah, ok. Sì. Anch'io. Sono carichi? Ah sì, probabile. Non vuoi controllare? Aspettiamo solo qualche altro minuto, per sicurezza. Allora, vediamo un po' qua. Bene. Carichi. Vai alla festa, continua a esplorare. Ma io a sto punto andrei alla festa, dai. Ehi, finito. Meno male, andiamo. Grazie. Andiamo direttamente alla festa. Sarebbe più facile con la motosega di Mr. H. Non è tanto male qui, senza i bambini. Già, rompono un sacco, eh. Già. Le tue lezioni di disegno erano calme. C'è anche del sentimentalismo in questo gioco, anche i dialoghi. Ero di passaggio.
ma la mia classe è infinitamente lontana da tutto. Sì, beh, ma c'è una scorciatoia lì vicino. Da che parte andiamo? A te la scelta. Ah, ecco. Radura ombrosa, sentiero roccioso. A me mi ispira più la radura ombrosa, anche perché amo l'horror, quindi radura ombrosa, vai. Andiamo di qua. Sicuramente sarà un luogo, ci cacceremo nei guai, però ho voluto scegliere... Ecco. Oh, oh mio Dio, Nick, stai bene? Hai iniziato bene. Vieni, ti prendo io. Ok. Proviamo ad andare da sta parte. Qua giù. Non c'è nulla, però graficamente comunque, raga, non è niente male, il gioco bello, molto bello. Speriamo che la musichetta non rompa le scatole sui diritti del copyright, almeno me lo auguro, che perché sarebbe una rottura delle scatole avere dei problemi di copyright del gioco. Allora, qua giù un attimo. Qui alto non credo che si possa scendere lì. Forse magari troviamo un'altra strada. Esatto. Ah, abbiamo un baule. Vediamo un po' il baule. Ah, penso sia dei guardaboschi. Ci sono delle provviste e altre scorte utili per qualsiasi evenienza. O qualche cadavere, magari. E girano nudi. Ah. Beh, così pare. Niente, proseguiamo a sto punto. Allora, qua giù non so se prosegue. Ah, ecco, c'è un filmato. Però raga, non sono andato dall'altra parte, speriamo che non c'era. Siamo trovati sul sentiero. Niente di interessante. Oh, ho capito dove siamo. Sì. Vieni su. Ecco, reggi. Certo. La vista qui è proprio... wow. Questo mi sa che c'ha altre intenzioni da come la guarda la ragazza. Sincero, sei bravissima. Scherzoso, disegna me. Ma in tono scherzoso, dai. Fai me. Oh, scusa, è che sto provando a fare questo. Sì, scusa. Che idea. Vorrei finire questo. Fai con calma. Mi sa che non abbiamo scelto la risposta che piaceva alla tipa, comunque. Sentito? Cos'è? Non sarà nulla. No, un verso, ascolta, di qualcosa. C'è qualcosa lì. Ebbene. Cos'è, un maialino? Guarda! Un cinghialino. È così piccolo.
mio Dio, quanto è carino. Non è che si trasforma in un mostro adesso. Aspetta. Aspetta. Salvami. Vai. Aia. Che cazzo ne è? Aia. Sei in pericolo. Una creatura di origine ignota ti dà la caccia. Non respirare. Devi trattenere il fiato, inducendo la bestia a credere che tu sia solo un cadavere. Cosa c'è di bello a cacciare qualcosa che è già morto? Nota l'immagine alterarsi o il suono cambiare con l'avvicinarsi della minaccia. Quando il pericolo è passato, scappa. Scegli il momento giusto e corri per salvarti. Attenzione. Espirare o scappare al momento sbagliato può farti diventare la preda della creatura, causando gravissime conseguenze. E beh. Aia, vattene. 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 Aia, no. Ancora era lì. Mio Dio. Però ce l'ho fatta, dai. Quella belva mi ha quasi fatto a pezzi. Mi spiace, scusami. Oh, maialino curioso. Eh beh. Allora, allegro, pensa che storia. Pedante, in realtà è un cinghiale. Ma allegro, dai. Facciamo in allegria. Chissà che cosa dirà quel maiale di suo marito. Come sai che era una femmina? Oh, l'ho guardata bene. Sembrava attratta da me. Ah. Oh, ti sei trovato la fidanzatina. Non era tanto Ina. Ancora quella musichetta sdolcinante. Comunque. È meglio se torniamo. Ma sa anche a me. Ok, farò del campo di Hackett Scarry. Mi ridanno il telefono e al massimo mi fa da fermacarte. Allora. Vediamo un po'. Lasciala fare una foto. Proviamo così. Caitlin, indovina? Mister H è un cazzo di voyeur, con tanto di telecamere e una stanza segreta. No, non è... Aspetta, frena. Cosa? Ha occhi dappertutto, ci spia continuamente. Falla finita, dai. Ha solo messo delle fototrappole di sorveglianza per controllare il bosco. Speriamo. Ah, non ti sembra strano? Beh, deve controllare la zona per i bambini. Traccerà gli animali selvatici. Quanto siete noiosi voi due. Comunque, come procede qui? È tutto pronto? Onesta, strana luce nella casa. Frustata, niente campo.
andiamo sull'onesto, dai. Beh, ho visto una luce strana nella casa sull'albero. Era molto inquietante. Forse era la ragazza di Ryan. La strega di Hackett's Quarry. Ah, ti ho chiesto di non dire strega di Hackett's Quarry in mia presenza. Che male c'è a dire strega di Hackett's Quarry? Finito? Mi sono appena resa conto che dopo stanotte potremo non vederci mai più. Ah, eh. Non puoi averlo pensato ora. Creavo l'atmosfera. L'atmosfera? L'atmosfera, lo spirito, no? A proposito di atmosfera, io ho molto da fare. Le playlist non si creano da sole. Cioè, a volte sì, ma... Ok, Ryan, vienimi dietro. Attenta le parole. Oh, mi hai capito. Ah, Binik, che tempismo. Abbiamo la legna? Dovremmo essere a posto. Per lo più sono rametti. Oh, allora ormai accendiamo il falò per la festa. Ne avremmo portata altra, ma sfiga vuole ci fosse un maiale o un cinghiale. Ma Nick è stato coraggioso e l'ha affrontato. Scherzosa l'avrà mandato la strega. Seria? Seria, vai. Siete sicuri di stare tutti bene? Vi siete fatti male? Stiamo bene. Poteva andarci peggio. Ora che ci penso, Nick ha trovato una nuova fidanzata. Oh, dimmi tutto. Wow. Consegna speciale. Ora si festeggia. Wow. Ma dove alla grande. Quel fucile? Ehi, calmati, ok? Non è neanche vero. Cioè, è un fucile vero, ma è solo per sparare agli orsi. Era dentro al magazzino. Aie questi orsi. Ok, e va bene. Va bene, lo mettiamo via. Grazie, non si scherza con le armi. E abbiamo qui per voi un'accurata selezione del meglio del meglio che Hackett's Quarry ha da offrire. No, non ci credo. Sì, devi crederci. Pop pop, viva viva i Butter Pops. Pop 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 in allegria. Eccoli. Partiti, completamente fuori. Ancora. Oh, ehi. Giù quelle manacce, cowboy. Ok, questi sono prenotati. Prima me li sventoli in faccia e poi mi dici niente pop 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 in allegria. E dai. Emma, il fucile, grazie. E mi vuoi sparare per questo? No, idiota, aspetta. Ce li giocheremo al tiro al bersaglio. Pure. Non ci sto. Puoi scordartelo. No. Allora, Severa, non vi lascio con un fucile. Ironica, non è una buona idea. Ma Severa, vai. Ok, scordatevi che vi lasci da soli con un'arma. Dai, andiamo al poligono di tiro, è qui vicino. Ok, tranquilla, ok, senti. Noi due, confronto all'antica. Esatto, primo esatto. Premio, la busta di Butter Pops, tutta per te. Con quello spot, ma quella musica, mi sa che tu quella cantilena, orrenda direi, orrenda. Ok, ci sto. Sì, e vai! È a posto ormai. Jacob, dammi il fucile, ora. E nessuno lo prenderà in mano se continuerete a fare i coglioni. Ok, allora fai l'arbitro, ci serve qualcuno di neutrale. Ma ti sei già scordato della festa, Jacob. Non muore nessuno se fai una quest secondaria, non ci vorrà molto. E dai! Ti prego. Ok. Sì! Vada per il confronto all'antica. C'è una radura che sembra adatta qui vicino, ma... se vi vedo fare gli scemi, vi confisco questo giocattolo. Bravi. Oh mio Dio. Ok, bene. Sentiero per il falò del campo di Hackett's Quarry. Ho vinto 3 premi come migliore del campo. Te lo dico solo per non farti illudere troppo, Nick. Ma se ti ritiri adesso, potrei persino darti uno dei miei Butter Pops se fai il bravo. No, grazie. Ma... non mi hai visto sparare. Già, perché non hai mai sparato prima? Certo, e tu che ne sai? Ok, lo saprei se tu avessi okay, realmente... Ok, basta così, avete rotto. È davvero adorabile il vostro macismo. Ma adesso che siamo al poligono, le regole le faccio io. 0 obiezioni, chiaro? Ok. Ok, sì, bene. Signora. Sistemo i bersagli e prendo i proiettili. Non muovete un dito fino a quando non torno. Ok, sono solo io e molto sexy quando fa la leader. A voglia. Sono sempre sexy. A voglia. Ok, grazie, ciao. Sono troppo convinti. Si faranno del male a vicenda, a voglia. Sicuramente, guarda. Allora, come va con Emma?
Speranzoso, andata. Speranzoso, vai. È andata bene. È bravo! Quindi che è successo? Beh, abbiamo chiacchierato. È intelligente. E poi? Poi? Niente. E poi hai concluso? Dai, fai schifo. No, ehi, no, non fraintendere. Abbiamo tutti l'ansia da prestazione a volte, ma tu devi muoverti prima che un vero uomo te la soffi. A proposito, adesso ti mostro come spara un vero uomo. Oddio, non avete ancora smesso di fare i coglioni? No, penso che abbia... Sicuramente se sparerà... Prego, dammi il fucile. Tra le palle. L'avrai quando lo decido io. Ok, aprite bene le orecchie e faremo così. Mirate al bersaglio a sinistra. Prima Nick, e poi tocca a Jacob. E le dita via dal grilletto se non siete pronti. È chiaro? Sì, signora. Ok. Ricordate, c'è dispersione e anche rinculo. Fate attenzione, non siete degli esperti. Questi sono esperti, la guarda. La torcia serve per mirare, ovvio. Ma allora proviamo qui. Vai. Ottimo Nick, un punto. Ok, forse ci siamo messi un po' troppo lontani. Andiamo più vicino e forza, impegnatevi. Ci siamo. Forza Nick, impegnati. E le bottiglie? Bel colpo. Vai. Sono culo. Comero pure. Ok. Un punto a Nick. Bel lavoro, Nick. Bene. Vediamo che sai fare. Oh, vabbè, vediamo quest'altro. Ok, forse vorrai coprirti gli occhi, Nick. Non vorrei peggiorare la tua ansia da prestazione. Sì, bravo, va bene, chiudi il becco e spara, Jacob. Pensavo che fossi il tiratore più fico di tutto il campo. Sì, ma con un fucile serio, cavolo, non con questo cannone blaster. Finirai per sparare a qualcuno. No, figurati, con la mira che si ritrova. Ehi! Ok, squalificato per troppa idiozia. Cosa? No! Amichevole, bella gara, derisorio, canzoncina. Amichevole, dai. Scusa, Jacob, non prendertela. Povero Jacob. Io non volevo dirlo, ma... Siete molto cattivi. Boom, non è mica finita. Ma che... Oh, la tipa. Pop, pop, viva i Butter Pops. Ok. Scusate. Falò del campo di Hackett Squarry. Ok, ho un'idea. Giochiamo. Dai ragazzi, potremmo non rivederci dopo stasera. Rendiamola memorabile. Cosa hai in mente? Cosa se non il gioco dove tutti mettono a nudo i propri segreti. Obbligo verità, ma con le mie regole. Ok, ecco le regole. Si deve scegliere obbligo verità. E chi ha scelto deve obbedire. Niente se e niente ma. Ok. Quindi, le solite regole.
Esatto. Possiamo obbligare qualcuno a baciarsi? Si è scelto obbligo, sì. Se sono tutti d'accordo, chiaro? Ah. Ottimo. Ehi, trattieni i bolluri fino al tuo turno. Allora chi va per primo? Beh, l'ho proposto io, perciò... Abigail. Che scegli? Ah, ok. Verità. Siamo un po' pavidi, eh? Va bene, allora... Hai mai fatto sesso con qualcuno? Io... Dai, c'era un piano. Vacci piano, non esagerare. Aspetta, non ho finito. Hai mai fatto sesso con qualcuno qui al campo? No. No, no. Mi spiace. Ok, ecco. Tocca a te. Ok, bene. Abiti, Dio, prego, scegli so. Qualcuno. Ok, ok. Non lo so. Din din din, peccato. Tocca a me. Ryan, obbligo o verità? Sono un libro aperto. Obbligo. Vediamo. Obbligo. Facciamo un po' obbligo. Forza, sentiamo. Ok, Ryan. Il tuo obbligo è di scegliere. Si può fare. Posso fare ciò che voglio. E io obbligo te a baciare o Caitlin o Dylan. Wow. Allora, perché non posso baciare entrambi? Mi spiace, non faccio le regole. Le hai appena cambiate, ma ok, proseguiamo. Ma io bacerei Caitlin. Vai. Caitlin, ti spiace? Sempre ai vostri ordini. Va bene, adesso chi scelgo? Beh, io e Jacob non abbiamo ancora giocato. Giusto. Caitlin o Jacob? Facciamo Jacob, dai. Ok, Jacob, vediamo che sai fare. Obbligo, dai. Ok. Io ti sfido a fare un bel saltone oltre quel fuoco. Tutto nudo. Oh, sì! Sì, cazzo, certo che mi vedrete saltare, che mi importa? Sì, non mi sembra una buona idea. No, Jacob, aspetta, fermati. No. E io dico di no, ti farai male di brutto. Cosa? No, ma dai, ce la faccio. Ryan, sul serio. No, ok, passo. Davvero? Vaffanculo. Ok, giocate voi. Ok, bene, allora tocca a me. Come vuoi. Sembra irritato. Emma. Obbligo. Emma, voglio che adesso baci... Jacob? O... Nick. Ok. Allora. Scusa, Nick. Non è un vero obbligo, ovviamente, non so se fatti è una da buona parte. Idea. Scelgo Nick. Bene. Bella scelta. Cosa? Ma scherzi. Ehi. Ehi. Stavolta è irritato. Grazie, Nick.
Baci la mia ragazza, stronzo. Ecco, iniziano i guai. Ehi, non sono la ragazza di nessuno. Certo che sì, è solo un gioco. Col cazzo che è un gioco. Jacob, cresci un po'. Mi sa che adesso devo raggiungerlo. E tu dovresti andare da Abby. Beh. Bene. Giochiamo a Monopoli? Ah, ecco. Forse è meglio. C'è. Eccoli quei due tipi. Falcolo. Rieccoti. Come sempre, esatto. Sono lietissima che tu sia qui. Bene, dunque. Cos'altro hai trovato? Ritorni senza aver trovato altre carte. E non di meno ritorni, per quale motivo? Non ti posso aiutare senza le carte. Le devi trovare. Le rivoglio indietro. Beh. Te lo chiedo per favore. Non ho altro da dire per ora. I segreti rimangono sepolti e buia diventa la notte. Ti rivedrò, puoi contarci. Attenzione, dove i lupi vanno, i corvi seguono. Ma questa è praticamente la strega? Boh, non saprei. Una fattucchiera. Boh, staremo a vedere. Capitolo 3. Guai in paradiso. Però adesso, gente, volevo far caricare un po'. Stupido gioco. Neanche avessimo 10 anni. Il gioco e poi voglio interrompere la live stupido. Qui. Stupido. La prima parte, anche perché. Bene, non voglio durare troppo per le lunghe. E beh, ok, siamo giunti proprio qui. Siamo nei panni di questa ragazza Abby. E interrompiamo la serata dedicata alla diretta live di The Carry proprio qui. Prossimamente ripartiremo da questo punto. Non so adesso quando andrà a finire la prossima live. Sicuramente ormai la prossima settimana, anche perché non ho tempo da dedicare alle live, alle dirette in continuazione. Quindi vedremo un po', magari prossimamente appena avrò del tempo. Niente, io vi ringrazio per avermi seguito sul mio canale. Vi invito a iscrivere al mio canale, che è Mister Natalini, lasciare attiva la campanellina per non perdervi le mie future notifiche video, un like, un commento, che a me fa sempre piacere. E grazie Charles, buona serata altrettanto a te e a tutti coloro che sono venuti a seguirmi. Vi ringrazio tutti, un caloroso abbraccio, mi raccomando, fate sempre i bravi, ciao!